pusce, mi scrive. Mentre pusce, mi dà la punta. Oh, raga, dai a tutti i Fibut! Fibut Trap Master! Io dei Fibut! Ha dato successo, ecco il pronascio dal cielo! E mi ha coppellato de merda, de Gaspar! Ma tu ti rendi conto di chi sei? Di chi sono? Tu hai preso una diffida da Latina. No, io ho preso la diffida da Ponza, ma questa diffida non mi è ancora stata notificata. Perciò di che stiamo a parlare? Stiamo a parlare del fatto che comunque sia nello SD dei carabinieri tu sei uno che c'ha la sicurezza e a me non me l'hai detto. Uno che c'ha? C'hai problemi, qualcosa di sicurezza, non lo so. Le diffide, ma le diffide... ci ho sempre avuto, pure la prima volta che ci siamo incontrati, la seconda e la terza, perché sono uscita la quarta volta che ci siamo incontrati? Dimmi. Ma a te ti farebbe bene un po' di galera? No, io già me la sono fatta, fratelli. A te ti ha rimbalzato, mi pare. A te ti ha rimbalzato proprio, ti dico la verità. Ti hai mai rimbalzato a me, figurati a te che sei un picchiatore di donne. Io me la sono fatta e sono uscito con la capoccia, tu te la sei fatta? Con la capoccia al culo sei uscito. Te la sei fatta e sei uscito col culo rotto? No, diciamo di no, guarda, per fortuna no, guarda, il culo rotto, io ho visto un'immagine che ti sei infilato un trapano in culo, pensa a te, perciò il culo rotto ce l'ha te. Hai visto il trapano, quello che tu c'hai? Io ho visto un bel filmatino che mi ha fatto vedere la tua ex, dove tu ti infili il trapano al culo con un cazzo davanti. Perciò e allora, se tu dici che è così e che questo filmato esiste, qualcuno verrà denunciato per revenge porn. Però esiste. Ma tu ce l'hai questo filmato? Io l'ho veduto con i miei occhi. E se lo rimetti poi fa massecca pare che mi faccio parte civile pure io a sta botta, oh. Io l'ho veduto con i miei occhi quel filmato, ti dico la verità. Perciò, con il tuo occhio. Ma quello non ti si stava infilando dentro, ti si stava accarezzando nell'ano, ti si accarezzava. Capito? Meglio in mano che nell'ano. Dicevano. Senti. Dimmi, Algero. Comunque sei una persona che io sconsiglierei a di vedere. Sì, perché sono stato troppo buono con te, è vero? Dimmi la verità. Sì. Sono stato troppo buono, ti ho preso sempre le parti. Soltanto quando purtroppo hai fatto quel brutto gesto, io mi sono messo contro di te. Perché poi io non posso evitare. Cioè, negare l'evidenza, giusto, no? Giusto, non posso negare l'evidenza. Poi dopo che... Chi nega l'evidenza rimane senza. Rimane senza astinenza. Io non posso negare l'evidenza. Che tu sia un bravo ragazzo nessuno lo mette in dubbio. Però come ho fatto gli sbagli... Ma pure tu sei un bravo ragazzo, peccato che ti possa essere un ragazzo. Speriamo, cioè io me lo auguro con tutto il cuore. Come gli sbagli li ho fatti io, gli sbagli li ha fatti pure te. Perciò... tutte le persone, io invece, sai che cosa vorrei fare, Algero? Dimmi. Però questa sera non si può fare. Io vorrei dare alle persone che ti seguono e vengono con te e si fanno le foto tutto il giorno, ma secondo voi, Algero ha sbagliato o no a fare quel gesto? Io, questa è una domanda che volevo fare, siccome abbiamo le dirette chiuse. No, aspetta un secondo. Io questo del gesto te posso fare. Siccome abbiamo le dirette chiuse, non possiamo gestirle noi, avrei voluto fare questa domanda già da parecchio tempo. Se tu fai così, vedi che abbiamo 7.100 persone, l'ultima diretta che abbiamo fatto insieme avevamo 23.000 persone, quindi questo deduce che tu non vali più un cazzo, è vero o no questo? Diciamo di sì, dai, non vali più un cazzo, cioè, dimmi la verità. Non c'ho niente da dire, ti dico la verità, io pensavo che tu volevi parlare. E di che ti parlare? Forse hai già parlato troppo in commissariato, visto che mi ha fatto arrestare. Ma guarda, l'unica cosa bella che c'ho è che la gente, io mi dice che sono infame, che sono una spia. Io nei commissariati, grazie a Dio, non ho mai parlato, caro Algero. A Pianzer ci te conoscono bene, però. Per fortuna no. Per fortuna no. Senti, ma com'è che gira e rigira, fai reati, però sei sempre incensurato? È perché c'ho questo. C'è il cervelletto in Brasile, e il cervelletto passa, c'è il Brasile. Cioè, tu te sei fatto 2 anni ma sei incensurato, fai danni ma sei incensurato. Cioè, solo due difitte che manco ti hanno notificato.
ti spiego che cosa è successo. È successo. No, che me deve succedere? Che tu sei ben conosciuto nelle caserme di tutta Italia. Mi dice, io il mio foglio dei reati è nullo, però era del 2018, ma questo non vuol dire che uno non abbia precedenti. Io qualche cosetta ce l'ho, qualche precedente di polizia. Dovevamo gestirla meglio questa cosa, quindi non me la puoi colla a me. Sei stato uno scemo te pure, sei stato. Però quello che io ti voglio dire, loro si stanno attaccando al fatto che mi si è stata notificata Ponza. A me Ponza non me l'hanno notificata, perciò non dicessero cazzate. Ecco, è che... così che dici, allora vuol dire che io questa volta verrò assolto. Tu vieni assolto, perché ho mandato tutti i fogli all'avvocato, i nostri avvocati si stanno sentendo, perciò Caraggero c'è poco da dire, capito? Io appena ho saputo che ti hanno arrestato, io sono andato subito, sono andato subito da avvocato e mi sono fatto stampare i fogli che abbiamo mandato al tuo avvocato, però purtroppo erano scaduti perché erano del 2018-19 e mo li abbiamo rifatti. È sempre nulla, fratelli, sempre nulla, si stanno attaccando a Ponza, non c'è notifica. Io non ho diffide né da Ponza né da Latina e né da Docasso stanno questi. Perciò però intanto a me mi hanno arrestato e mi hanno convalidato l'arresto, perché è stato convalidato l'arresto. Poi che sono stato messo di nuovo in libertà è un altro discorso, però nel frattempo hanno convalidato l'arresto. A parte che secondo me, come ho detto pure in udienza, dico, per me sono finiti i criminali a questo punto, perché visto che ogni volta mi devono arrestare a me per far notizia, o sono finiti i criminali o sono troppo forti e a questo punto riescono a deludere queste forze dell'ordine, che a questo punto dico, chi ci tutela? A questo punto, visto che si occupano così tanto di arrestare il fratellino, dico, se sono così tanto impegnati ad arrestare me, i veri criminali che vanno a fare i reati, allora a questo punto sono in giro, la gente dovrebbe aver paura di uscire. Queste forze dell'ordine, allora, non fanno il loro dovere se pensano di arrestare me. Però, siccome, ascoltami a me, mo, una volta per tutte, no? Mo parla pure Corona, no? Che ci ha detto finti, loro fanno... stentano di fare una vita che non hanno mai condotto. Io vorrei dire a Corona, mo un attimo a Corona, perché non so perché sto a pensare a lui, perché sta cosa dei criminali, dei finti criminali, famola finita. Ognuno di noi ha avuto un passato più o meno criminale, più o meno da salumiere o quant'altro. Vabbè, meglio così che da fotografo. Meglio così che da fotografo, perché questo ha fatto 3 foto e ha preso 18 anni, no? Però quello che ti voglio dire io, vogliamo di questi ragazzini che sicuramente ci stanno a seguire, no? Nata a scuola, noi il nostro, io, almeno io che sono più grande da... Ma io Massimiliano deve avere pure incontro, ma dico oggi come oggi, le scuole manco funzionano. Tu mi dici com'è possibile che con questo Covid le scuole hanno riaperto, i professori mancano, i ragazzini entrano a scuola alle 9, escono alle 11, entrano a mezzogiorno, escono all'1. Lo Stato italiano si preoccupa di noi, ma non si preoccupa del futuro dei ragazzi, della vera criminalità che gira in giro per le strade, si preoccupa di noi. Dico, ma dove vogliamo arrivare in Italia, ragazzi? Ma vi vergognate, per favore, Stato italiano che vi sto parlando, lasciate questi ragazzi senza cultura, non vi preoccupate per niente, li lasciate crescere col nulla, dandogli un futuro di cosa? Di reati. Questo è uno schifo. Questo è uno schifo. Io a scuola ci sono andato. Questi ragazzi non vengono tutelati. Fa tutto schifo. Le strade fanno schifo. La scuola fa schifo. A Monnezza fa schifo. Non c'è un servizio che funziona in Italia. Dico... Poi ci bevono e escimo su tutti i giornali. Vuol dire che proprio non ci avete un cazzo da scrivere. Capito? Non ci hanno un cazzo da scrivere. Se non ci stiamo noi a fare queste cose, non ci sta. La TV è morta. È morta. A me mi scrivono, dicono che c'hanno 1 milione di visualizzazioni su ATV. C'è mia nonna. Manco mia nonna che è morta, dico. Fa schifo. In televisione ci va chi si fa... Ah, come il fotografo. È come il fotografo. In televisione ci va... Capito? Siccome noi abbiamo questo, che ce l'abbiamo tutto bello incartato forte, purtroppo ci va... Si fa le foto e lo pimberta, ce vai, e come si ce vai? Ce vai.
Ci vai, ci purtroppo, vai. Purtroppo noi siamo destinati a nascere e morire su Instagram. Noi ci moriremo su Instagram. Sicuramente. Vero, perché forse siamo troppo scomodi in TV. Faremo fare audience alla follia, però questi ma che gli frega? Questi c'hanno il giro loro, capito come? Un po' a te. È una vergogna. È una vergogna. E chi è? E chi è? Te la ricordi Tomas Miglia? E chi è? Assossa. E chi è? Assossa. E chi è? La ricordi? È una vergogna. Io ho mal di testa quando penso a queste cose. Poi penso che in giro ci stanno pure quelli come te. No, ci stanno quelli come te. Che sono la rovina. Sono la rovina. Oh. Allora, io penso che tu fra qualche anno vada. L'altra volta io sono stato molto ottimista e ti ha detto bene, io ti avevo detto fra 2 anni andrai alla stazione Termini. Tu ci sei andato alla stazione Termini, ma era passato soltanto 1 anno e ti hanno pure bevuto. Quindi se tu non mi dai retta a me, che non metti la testa a posto, tu fra 5-6 mesi, altro che stazione Termini, tu vai alla stazione di Burtina Cielo. Capito che è successo qua? È meglio. Capito che te lo voglio dire? Quindi mi raccomando, Algero, cerca di risparmiare, cerca di dare retta al Brasile, cerca di darmi retta. Io sono la tua salvezza. Il brasiliano è la tua salvezza. Vedi, per colpa tua, noi siamo 3 giorni che stiamo dicendo andiamo in diretta. È tutto un bluff. Andiamo in diretta. Ma la gente ormai non ti crede più. Due persone come noi che andiamo in giro, ci facciamo 7.000 foto al giorno, c'hai 6.500 persone in diretta. Non ti sicura più nessuno. Perché tu sei un bluff. Tu sei un bluff. La gente si è accorta che tu sei un bluff. E fai tutto per. Io. E fai tutto per. E fai tutto per. E tu che sei? Il bue che dice cornuto all'asino? Io sono il bue che dice. Io sono peggio di te, però, a differenza. Capito? Io ho saputo che tu te lo sei fatto mettere in culo per 10 anni. No, hai saputo male. Quello è il fotografo sempre. Stiamo parlando sempre del fotografo. Attenzione. Ma sarà pure quello un bluff? No. Lì non è un bluff. Quella è tutta verità. Tutta verità. Comunque sai che c'è, che io forse voglio smettere quei social. Puoi smettere? Sì. Guarda, rubo tutti i clienti, vai. Ma io non c'ho clienti, io non c'ho nessuno. Non c'hai nessuno? Io sono un umile artigiano. Sei un umile artigiano? Ma veramente tu hai fatto tutto da solo, tutta casa da solo. Secondo me tu dovresti buttarti dalla finestra. Sul rifacimento delle case, tu ma perché non ti metti a ristrutturare appartamenti? Davvero questo dire? Perché? Io sto dicendo questo, lo sto annunciando stasera. Senti, perché non ci apriamo una ditta? Vieni a ristrutturare da Brasile 1727. Facciamo case, cantine, pulisco cantine, garage e quant'altro. Oh, quella alla fine che fate va a pulire le cantine, dammi retta a me. Ma andiamo a pulire 2 cantine. Oh, se tu non mi dai retta, tu vai a. Ma andiamo a lavorare all'ama. Oh. Mi dai retta a me. Se tu non dai retta al brasiliano, tu fra qualche mese andrai a pulire le cantine. Con tutto il rispetto per chi pulisce le cantine. Dammi retta. Il lavoro nobilita l'uomo. Mi prometti una cosa? Mi prometti che la prossima diretta sarai puntuale? Perché dopo la gente non ti crede più. Ma lo sai io che cosa ti prometto? Anzi, ho in mente di fare una confessione. Comunque sia, lo sai che cioè, la gente pensa che noi ci arricchiamo con i social. La gente pensa tante cose. Però io sono ricco di famiglia. Io pure. Io sono ricco di generazione a generazione a generazione. Io c'ho un papa in famiglia. Fa un po' te. C'hai un papa? Papa. Io c'ho. Papa Pacelli era il cugino di mia nonna, io sono l'erede, eccolo là. Che Papa Pacelli? Sì. Ok, vabbè. E io là mi sono ritrovato, alla fine sai che c'è, è pure giusto dire alla gente che in realtà non siamo mai stati poveri e non abbiamo mai avuto nulla. No, ma secondo me è giusto anche dire alle persone che il social è tutto un bluff. Ma che ne pensi tu? Ma secondo te è un bluff o no il social? Secondo me non è una questione di bluff. È una questione di bluff. Di bluff o di bluff? The blob, quelli là, blob job. Secondo me sì, Agia, perché cioè io un personaggio come te, piuttosto pittoresco, piuttosto goffo,
io non lo seguirei mai, piuttosto se seguirei, che ti posso dire, un Ascanio Pacelli, che ti devo dire? Ma che cazzo è? Ascanio Pacelli è anche lui ha il nonno papa. Lui mi avrà rubato qualche cosa dell'eredità. Sì, sicuramente, bravissimo, bravissimo, sì, sì. Guarda. Sì, ma stai senza? Anch'io non ce l'ho, non me lo sono messo. Ma com'è? Questi sono i social. Questi 31.008 sono i social, ti devo dire la verità. Devo dirti la verità. Il brasiliano te lo deve confessare. Io non lo so, lo sai che c'è? Mi sto annoiando. E allora, annoiando e ho voglia di rompere qualcosa. Vai, spacca qualcosa. Ce l'ha il pappagallo? Spacca qualcosa, vai. Quello già l'ho rotto oggi. Allora, spacca qualcosa, dai. Vorrei spaccare qualche macchina, però quella che c'ho non è abbastanza di valore. Ok, ma se tu ti fai un giro di vista così, che cosa potresti spaccare in questo momento? La tua faccia. No, io sono troppo lontano, mi dispiace. No, sì, diciamo così, se no vengono davvero e ci trovano a casa. Come? No, 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 no. Va bene, le dirette si possono fare, mi hanno detto. Si possono fare? Sì, fino a quando non si ha, perché capito, non è che così, cioè questo è il senso, perché comunque sì, il libretto rosso è una cosa che è stata inventata nel 1921. A distanza di 100 anni valgono le stesse regole. Non è che il mondo cambia mese per mese. Dopo 100 anni la criminalità è rimasta la stessa. Le persone pure, il mondo pure. Non è che oggi ci sono le auto elettriche, c'è ancora la Fiat 1 Turbo. Capito come? Altero, ti posso dire una cosa? A parte che nel 2021 doveva ancora nel 21 doveva ancora finire la guerra, doveva ancora iniziare la guerra. Con i nostri amici di Doc e Francesco, ma secondo te sarebbe giusto far entrare una persona? La Facciamolo entrare una persona. Io per Allora, me sì. chiediamo alla regia, innanzitutto però di stare attento col ditino magico, che la dobbiamo togliere da un momento all'altro. Possiamo fare entrare qualcuno, Doc Francesco? Ok, vai. A tuo piacimento, vai. Sì, lo sai che c'è, mi è piaciuto, mi Aspetta, aspetta. piace questa storia. Però facciamoli arrivare, diciamo, dai, a 10.000, facciamoceli arrivare però, no, oggi, eh? Sì. Facciamo condividere questa diretta Sì, e così almeno vediamo. facciamo entrare qualcuno che magari parliamo con qualcuno. Dai, dai, allora Doc, vai, Doc, fai entrare qualcuno. Gli facciamo una domanda a te e una domanda io, ok? Che finaccia. Capotto, che tocca fare. Kamadowska. Che tocca fare il capao, diceva il cangurotto Lippi. La gente dice 10.000 nemmeno per Capodanno. Oh, Ecco, grande. che dici? Oh, grande. Oh, sono in diretta con 17:27 Ma brasiliano. mi dici una Oh, cosa, tu sei per oh. davvero o sei per fantasia? Caddeo. Per chi sei tu? Oh, scusi, ma cucchio. Oh, per chi sei? Oh, Per me o guarda per chi ti Piero? saluta. Oh, brasiliano, saluta mio fratellino qua. Oh, Brasilia! a Fabio del Castro! Bravo! A Mamma Brasilia! mia! Oh. Capato! Io Ma sono cosa stai tifoso dicendo, della Roma! Capito? Dai, Ma dai! tifoso grande della Roma! Oh. Arincia 27:27, ho piato pure io il muro, guarda! Mi Apri sono come stai? fatto 5 punti sul fianco, mi sono fatto Vedete, capato? Ma te la diciassette doccia, ma non vedi come ventisette stai? No, contro il muro mi sono fatto, quello che fa di venire mannaggia! il culo. Forza Roma, oh! Sono Forza qui. Roma! Un abbraccio, frate. Fratelli! Ma non vedi questo, non sa. Vai, Doc. Allora, Doc, ascoltami un attimo. Facciamo entrare una persona che vogliamo fare qualche domanda di Agero. Questo è il muro, ha preso qui, oh. Vai. Argero sta cascando, mi sa, frate. Pronto a riprenderlo. Oh.